Bentornati amici su Medieval Dynasty. Continuiamo con l'espansione del nostro villaggione, anzi in questo momento villaggetto, visto le dimensioni contenute. Allora. Allora, l'ultima volta avevamo costruito il magazzino, la sartoria, la casupola dove dormiamo e l'officina dove possiamo costruire le varie cose. Vedete? Una roccia da lanciare. Una pila di 50 frecce, lasciate pietre, un coltello per scogliare. Questa è la zappa. Tiro con l'arco, arco lungo, sono ancora bloccate perché penso si sblocchino. Con l'esperienza che acquisiamo in quel determinato campo, per esempio la caccia, chiaramente solo cacciando. Scuogliando animaletti. Ora andiamo a cuocerci questo bel coniglietto e pappiamoci il nostro coniglietto. Vai, senti come si pappa. Very very good. Scelta d'acquetta, se ci siamo mangiati un po' di ciccia e un po' di allora avevamo detto l'ultima volta che dovevamo andare verso Denica, va, se non sbaglio. Denica, sì, ok, buttiamoci verso Denica alla grande e andiamo a vedere la missione da prendere sul posto. Allora, dicevamo, non mi ero accorto di avere il microfono spento, da buon coglione, distratto, scusate. Dicevamo, il gioco si trova in early access, però a differenza di molte altre software house ha già per esempio introdotto gli idiomi dei paesi stranieri, come per esempio l'italiano, cosa che invece prodotti come per l'appunto l'altro gioco che stiamo portando sul canale, che è Run Pressure, dell'italiano nemmeno il pensiero, almeno al momento. Speriamo che, oh che bella una cascatina laggiù, speriamo che almeno in futuro lo inseriscano, perché per quanto uno possa conoscere l'inglese, e io lo conosco giusto a livello lavorativo, ma non è che sia così forte fortissimo, come direbbe mio figlio, risulta sempre un po' difficile, no? Andare a capire quella, la meccanica del gioco, che altro. Quindi se magari ci si trovasse anche l'idioma italico, non ci dispiacerebbe. Allora, noto
che non si trovano più i funghi, il che mi fa sorgere una domanda sul fatto che il fungo si trovi nel periodo invernale, autunno-inverno. Amica mia, mi dispiace, ma quante ce n'ho? Ce n'ho una, due, tre, quattro, non ci bastano. Non ci bastano le lance perché il tipo ne vuole tante. Allora noi andiamo a buttare giù un alberello, no? Ecco, liscio. Ovviamente noi stiamo qua buttando giù un albero e il dino sta là che ci guarda, ci osserva e dice: dai, sbrigati, fai altre due lance, così mi vieni a dare la caccia. E noi, caro dino, ecco, Massolater Dino, ma coglionato, ma coglionato il dino. Ha visto in lontananza. Ci serve come il pane, però, perché abbiamo finito il cibum. Simuliamo una caccia spietata al nemico. Ma so che ho in testa un mazzo. E mori. Ci serve la carne per mangiare perché siamo a corto di ciccia. Siamo a corto di ciccia. Strano, sono scappati gli altri. Non l'avrei mai detto. E io che faccio? Dove vado a caccia adesso? Eccoli là, eccoli là, eccoli là. Vedete qua che vi prendo. Vi prendo e vi schianto anche a voi. Ah. Non era questo quello che avevo ammazzato, che avevo puntato prima. Dammi la lancia di legno, zozzo. Ah, ho capito adesso che se quando cacciamo le lance le perdiamo, diciamo ogni 3-2. Si sta facendo notte. Na 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 na. Ci abbiamo una torcetta.
vicini di casa hanno fatto cadere un mobile, immagino. Quanto sono belli gli alberi che rimangono così. Il nostro viaggio verso Denica non dovrebbe mancare molto, eh? Cinghiali, cinghiali puntano, eh. Ah, vedi, hanno fatto le palizzate. Ma bravo! Mi hai dato ascolto, mi hai dato. Attenti, per cucinare mai la carne, no, che devo fare? Devo fare un fuoco. Arrostiamo questa bella ciccetta, così ci facciamo una bella mangiatina. Una bella mangiatina ce la facciamo. Facciamo una bella mangiatina di ciccia, di cacciagione, come si faceva a quei tempi, ai tempi del Sora Ronne. Degustiamo la nostra carne appena cucinata. Buona. Solo che qua il problema è che più ne mangi e pare che più c'è una fame. Che ne so. Quello appunto l'acqua è pure finita. Non ma in una maniera particolare, eh. Spingiamo un attimo la torcia, andiamo a mettere l'acqua. Bagniamoci i piedini.
Ripeto, ragazzi, a me il gioco piace, non è, cioè, anche graficamente parlando, cioè, guardate i riflessi della luna sull'erba, sul terreno. Non è che sia male, 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 eh. Cioè, secondo me gli hanno dato anche una certa cura nei dettagli, nei particolari. Ripeto, è un prodotto in early, anche early access. Però può dire la sua. Può dire la sua in questo panorama dei giochi, dove non è che ce ne siano di particolari. Può dire la sua e può dirla anche in un bel modo, secondo me. Ho visto che c'era un animalaccio qua sopra. Diciamo che l'IA è da sistemare abbastanza ancora, eh? Diciamo che l'IA al momento è alquanto da sistemare, forse dovrebbero anche tutto sommato aumentare la velocità degli animaletti, perché, o perlomeno aumentare diciamo, la zona del danno, cioè se lo prendo, a parte se lo prendo in testa o sul collo, dovrebbe schiantarsi al suolo senza troppe domande. E magari se lo prendo per l'appunto su una gamba, su una coscia, zoppicare e rallentare, ma se lo manchi per l'appunto correre come non ci fosse un domani. Carne arrostita, carne arrostita. Dai, figo, dormiamo. Se svegliamo bruciati. No, ma che davvero? No, ragazzi, no, questo non ci voleva. Cioè, di un fungus. E che fungum sei? Ruote che girano, sarebbe la spinning wheel. Mortacci vostra con le traduzioni. No, si sono tolte le missioni là. Che brutta cosa. Aspetta il prossimo estate. Mannaggia la pupazzetta. Anna, siamo persi due missioni là. Ho capito, a dircelo, però, che se dormi non dormi là, ce lo dici. Ma io non vorrei che avessi saltato, perché mi è tornata tutta l'energia in su in alto. La bara della fame, cioè, scusate. Un fungo, poi è un po' che fungo, mosse morivo sicuramente, guarda. Adesso te può essere una zona di questa piccola quantità di cibo, può essere da una fase durante l'autunno.
quindi non è mortale. Quindi l'autunno, sia che siamo in autunno, vedete quello che dicevo, i funghi ragazzi prima non si vedevano e invece ci sono. Anche in grosse quantità, che praticamente ripristinano zero di energia, di cibo, però tutto sommato possono andare bene, perché quando stai lì per lì per morire fa sempre comodo. Chi è che mi dà le missioni? Sambogia detta Cambogia. Tu sei Zigulì. Aiuto, ho un buco nel tetto. Ti darò quello. No, la missione è buco nel tetto. Quindi che dobbiamo fare? Buco nel tetto. Questa fa sempre parte di buongiorno vicini, aiuta i vicini. Consegna a Zygmunt due tronchi. E compenso un martellamento dell'evoluzione della dinastia. Allora apriamo un tronco, prendiamo la nostra accetta e gli si va a sdraiare l'albero all'entrata, mi pare logico. Così ci rifacciamo pure qualche cade liscio liscio. Questo è un fungo ma bruttissimo. È un fungo bruttissimo. ...100% possibilità di avvelenare. Mazza, porcino il 50% da avvelenare. Che cazzo di porcino è? Ma vaffancucumo, dai. Ma sei un cazzone. Un porcino. Un boletus. Oddio, mi dico, wow 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 wow, ciao! Chi sei? Superman, prendi il volo tra un po'. Quanto ci manca? 4, ok, mancano ancora 4 tronchi. Andiamo a buttare giù questo perché vicino alla casa è brutto l'albero. Oh, intanto sto adocchiando quella pala sulla sinistra, ragazzi, eh? Non so se l'avete notata. L'ho anche azzottata, eh. Ciao Ciccino, no? Ciao Pzzo Gio. Ah, Superman, vieni un po' qua. Dai che te manca poco, boh, un botto in testa, ups, mi è volata la bastone. Tronco, tronco. Oh, Iron Man, vieni un po' qua. Vedete, uno dice che è in early, early access. Grazie. Ricostruzione della casa, missione completata. Perfetto. Nella dose faccio nel momento di una sfida di caccia, forse non mi butterò ancora nell'acqua più profonda, ma qualche volpe o cinghiale andrà bene. Nonostante l'apparenza, non è così facile cacciare una volpe agile, i cinghiali sono abbastanza resistenti. Inoltre un capanno di caccia è una cosa utile, lì posso facilmente creare armi più complicate. Eccolo, che ti ho detto, vieni qua, complicata, capito? L'arma è complicata. Vieni qua che ti devo infilzare. I mortan guerrieri. No, scusa, che c'ho? Perché se tu mi dici, no, che io c'ho, che io c'ho tutto quel peso, che botta, perché c'ho i tronchi, si scioglie i tronchi, non
ce l'ho io. Le lenti non ce l'ho. Dai che ti abbiamo reso bello, lo cavolo a te, ma dove vai? Facciamo una bella sfida. La morte si avventa su di te. Può fare bene, ma secondo me c'è già, la base già c'è. Devono correggere qualche problema, tipo per l'appunto come Iron Man al villaggio, che non è la prima volta che mi capita. Non so se vi ricordate, uno delle prime, dei primi video c'era il bambino che faceva la stessa cosa, che era inchiodato, che stava inchiodato sul sulla casa, sul tetto di una casa, e non potevamo consegnare la quest per l'appunto. Perché voglio vedere se magari, trovandosi già mi serve questa a me, se trovandosi già nel, diciamo, nel forziere relativo alla struttura, eviti di fare su e giù a prendere le risorse nei vari posti. Pouch. Le ruote che girano, chiamate anche spinning wheels. Qua abbiamo due interessantissimi campi già arati da concimare, ora non abbiamo la borsa per la cacca. Allora lui mi dice che posso costruire le strutture di caccia. Recensione di pietra, serve un bastone, capito? Immobile. No, scusa, la tecnologia non è sufficiente, ci sono miglia di sopravvivenza e forse devo cacciare fino a che non la sblocco. Proposito di caccia, vediamo se, eccolo, già acchiappato il piccolo coniglietto. Che noi ci mangiamo. Vedete, come dicevo, ragazzi, i funghi non si trovavano fino a qualche tempo fa, che è 10 minuti, un quarto d'ora fa. Ma è passata la cosa, è passata la stagione, quindi si trovano. Però noi questi funghetti dovremmo imparare a cucinarli. Cornuzzo, zuppa, carnutata, carne, carota. Grano di segale. Capanno di caccia, ma vediamo un attimo, documentiamoci bene. Allora, gestione abilità. Ah, vedi? Buono questo. Abbiamo sbloccato magari il capanno.
46, quindi ci serve ancora. Andiamo a trovare un po' di ciccia, perché bravo, vai 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 vai, buttiamo pure quest'arte adesso che ci troviamo. Ma ce la fa costruire qua. Vai, fuga per la vittoria, arrallenti. Lo voglio provare a scavare sta roba, che cava la sa, siamo azzottata a quel villaggio, quindi l'argilla dovremmo estrarla, però tanto non abbiamo poi l'officina per poterci fare qualcosa e quindi ce la diamo in faccia. Finito. Poi salare la roba, vedi che carino, così diventa di più. Mangialo, rosticcio al fuoco se non lo sai cucinare. Dura più lungo della carne o della carne arrosta, non disidrata più della carne secca. Poi, perché niente è salato, quindi. L'arco, un tronco e un filo di lino. Dovremmo avere il filo di lino. Dovremmo averlo il filo di lino. Il tronco l'abbiamo posato. Il filo di lino forse nella casa l'avevamo messo. Non mi sembra di averlo visto qua. Carino, abbiamo sbloccato. Abbiamo toccato i soldi allora. Mo ci diamo al furto più completo di qualsiasi cosa. Ci mettiamo a rubare tutto e chiaramente poi una stavolta ce lo rivendiamo. Allora, pelliccia va qua, la piuma va di là nel capanno di caccia, perché penso, immagino, serva per costruire le frecce che notoriamente usano piume, usavano, forse più indicato dire usavano. Allora,
filo di lino, vediamo un po' se mettendolo qua per l'appunto succede quello che dico io. Vediamo un po', no, ce lo devi avere addosso, ce lo devi avere addosso, però aspetta, non c'ho il tronco, ma non ce l'avevamo il tronco, l'abbiamo usato, ce lo conta? No, non ce lo conta, quindi comunque ci dovete, bisogna avere il materiale addosso per costruire. Dai, fuga per la vittoria. Dai, siamo arrivati, la torcia si sta per spaccare. Allora, posiamo i tronchi qua, perché tanto ce ne serve uno. Posane due, bastone pure che tanto non ci servono. Prendiamo il filo di lino. E niente, ho detto. E andiamo a costruirci il nostro primo arco, ragazzi. Bello, mi piace. Mi piace il nostro archetto, ragazzi. Andiamolo un po' a vedere. Eccolo. L'archetto lo mettiamo al primo posto. Al secondo le lance. Al terzo il coltello di pietra. Al quarto l'ascia, al quinto il martello e al sesto l'otre. L'otre. Andiamo un po' con la pala, ero solo curioso di vedere. Pala, 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 pala. La mettiamo al settimo, tanto per provarla. Ah, poi una volta che l'hai finita sparisce. Vabbè, giustamente. Posiamo la nostra pala che in questo momento non ci serve, così come la zappa di legno. La posiamo pure, che tanto non penso che ci servirà a breve tempo. Argilla 9, una risorsa economica utilizzata per creare un calcestruzzo per isolare le pareti in legno della casa. Può essere scavata da depositi di argilla con una pala. Quindi, che significa? Che se io faccio 4, no, scusa, 5. Ah, vedi, ce lo fa vedere che cos'è che possiamo migliorare in questo caso.
calcestruzzo. Vedi? Figo, figo, figo. Abbiamo imparato una cosa nuova. Gagliardissimo. Ripara, migliora, degrada, distruggi. Migliora, 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 le pareti in maglie in legno richiedono il calcestruzzo e le pareti in pietra richiedono il calcare. Perfetto, ottimo. Ottimo, ottimo veramente. Quindi per farmo bisogna scoprire come possiamo fare il calcestruzzo dall'argilla. Però probabilmente il calcestruzzo in presenza di rocce sale e calcare per scavare argilla. Il raggio di luce è 50 metri, dovrebbe essere ciò che ingressi delle grotte, gruppi di rocce o depositi di argilla. Ok. Torcia del villaggio, no, però non ci sblocca quella roba. Che ci sblocca? Legnaia, semplice, casa, cava, legnaia, il mio, la casa, magazzino 3. Questo ci sbloccano sempre cose. Attiva la caccia, fienile, pollaio, porcile. Dispensa, fienile, ovile, stalla, stalla, gagliardo, apromucche, dispensa, fienile, qua sarà forse officina, sartoria, non credo, taverna. No, bisogna... Vabbè, probabilmente lo scopriremo comunque. Scopriremo solo vivendo. Selezione geo, categoria destra sinistra. Magari che sto andando al fuoco, la butto là. Niente, no, 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 posiamo la torcia che tanto si sta facendo giorno. Ok ragazzi, come dicevamo prima, chiudiamo qua, io vi saluto, vi ringrazio per avermi supportato nel video e se il video vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale per aiutarmi a portare contenuti sempre migliori e maggiori all'interno dello stesso. Vi ringrazio a tutti, buona serata, Predoni.